Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video di Minecraft. Come vedete sono ancora nella fortezza del Nether perché la voglio esplorare tutta e prendermi tutti i tesori per poi tornare nella mia fantastica vanilla e iniziare a fare i preparativi ufficiali per cercare il portale dell'End. So che ci metterò tantissimo tempo per esplorare tutta la fortezza e fare anche i preparativi per l'End, ma io non ho alcuna fretta e spero neanche voi. Adesso continuiamo l'esplorazione. Nell'ultimo episodio, ragazzi, abbiamo trovato tutti questi bei tesori, comprese le verghe di Blaze, due blocchi d'oro, le catene, un sacco di netherrack, il gambo distorto, il blocco di verruche distorte e anche dei mattoni del nether, più qualcosa che abbiamo commerciato con i piglin e poi le catene. Ma oggi vediamo cosa riusciremo a trovare continuando la nostra esplorazione. E tra l'altro nello scorso video abbiamo anche trovato il mob spawner di Blaze, che adesso non mi ricordo più dov'è, perché questa fortezza, come tutte le altre, è un labirinto impetuoso e ricco di insidie. Di qua non si va da nessuna parte. Poi ogni tanto trovo questi materiali tipo il quarzo oppure le pepite d'oro, che però preferisco prendere off camera per non distrarmi troppo. Di qua si esce e non si va da nessuna parte. Quindi torniamo indietro. Questo lato della fortezza è inutile. Quindi direi di prendere queste scale e di scendere, facendo piano, non farci vedere dai mostri. Ok, quindi andiamo di sotto e vediamo se riusciamo a trovare qualche cesta. Qua non c'è niente a parte altre scale. Qui abbiamo qualcosa. No, altre scale non c'è nessuno. Continuiamo a camminare e a percorrere i corridoi. Qua ci sono dei pigmen che sono molto, sembrano amichevoli. Tra l'altro ragazzi, io nello scorso video mi sono dimenticato di farvi vedere la mia armatura, che sono diviso in pezzi. Ho il casco di cuoio con protezione 4 e indistruttibilità 3, la corazza di ferro con protezione 4 e indistruttibilità 3, i gambieri di diamante con protezione 3 e gli stivali d'oro con protezione 4 e indistruttibilità 3. E sono questi a tenermi al sicuro dai piglin, per così dire. Mi sa che ho fatto il giro, perché qui è dove sono entrato io. Va bene, allora stavolta andrò di qua. Benissimo, qui è un vicolo cieco. Torniamo indietro. Nello scorso video sono andato dritto di là e ho salito le scale, quindi in questa volta andrò giù di qua. E vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Un fungo, che me lo prendo molto volentieri, e un altro vicolo cieco, non ci posso credere. Torniamo di sopra e proviamo ad andare di qua. Vediamo se riusciamo ad avere un po' di fortuna. Ecco, la fortuna non mi ha ancora abbandonato. Una cesta con un blocco d'oro, una sella e due bardature. Ok, lasciamo qualcosa per liberare l'inventario. Ehi, chi è? Oh no! Muori, muori! Mi ha droppato qualcosa? No, niente. Ma accidenti, che sfiga maledetta. Vediamo se c'è qualcos'altro qui. Altri wither scheletro! Dannazione, quanto li odio, sti wither. Non sono equipaggiato bene per ucciderli. Devo avere un arco più potente. E muori, maledetto. Delle ossa. Vabbè, a sto punto ragazzi direi di provare a ucciderli tutti, che magari mi danno già le teste di wither e sono avvantaggiato per il futuro. Muori, muori, morite tutti e due, morite, muori, 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 muori. La prossima volta ragazzi è meglio che mi faccia delle mele d'oro prima di venire nel Nether. In effetti sono stato imprudente da questo punto di vista. E anche qua un vicolo cieco. E i wither scheletro non mi hanno droppato assolutamente nulla. Maledizione ragazzi, mi sa che questa fortezza è sfortunata tanto quanto il villaggio di qualche episodio fa. Però almeno ho ucciso qualche scheletro wither. Quindi questa cesta, lasciamo giù questo, il necello distorto e anche il necello cremisi, che per il momento non mi servono. Poi lasciamo giù anche, no, i mattoni non li voglio lasciare giù. Lasciamo giù la ghiaia per il momento e basta, non mi viene in mente nient'altro. Le frecce no, perché mi servono. E continuiamo l'esplorazione, proviamo a cercare altre zone. Lì c'è un altro scheletro guida che forse è la volta buona che mi droppa qualcosa. Muori, muori, muori. No, niente, neanche lui. Ragazzi, io non so più da che parte andare, perché, cioè, voglio dire, ogni corridoio è una sfortuna nera. Proviamo a scendere di qua. Altri funghi, di qua non ci sono passato ancora, perché questi funghi non me li ricordo. Un altro blaze, le verruche. Muori, 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 muori. Spegniti. Ucciso. Grazie per i livelli. Vediamo se c'è qualcosa qui. Un albero in mezzo al corridoio. Ma intanto prendiamo le verruche. Prendiamo tutto. Vediamo quante ne ho prese. 11, perfetto. Torniamo su e prendiamole anche di qua.
Beh, ragazzi, mi rimangio un po' quello che ho detto. Questa fortezza in fondo mi ha dato qualcosa di interessante. Con le verruche posso farmi le pozioni e anche fare una farm. Continuiamo ad andare di qua, vediamo se troviamo dell'altro. Passiamo di qua. Vediamo se troviamo dell'altro. Se riesco a trovare qualcosa di già incantato, ragazzi, io torno a casa e sono contento. Un'altra cesta, vediamo cosa c'è, vediamo se ci sono dei pericoli. Musty Blaze, quanto... Anche il Wither Scheletro, no! Piano, muori, muori, muori! Mi ha droppato qualcosa? No. Mangiamo. Devo stare lontano dai Blaze e tornare a vita piena. Ok, un'altra costatina e poi torno alla vita piena. Blaze, sono il vostro incubo. Morite. Morite. Dove siete? Muori. Piano. Muori. No. Maledizione, ma sono proprio un abbo. Devo ricordarmi di portare... Ah no, l'acqua non funziona nel Nether, me ne ero dimenticato. Là ce n'è un altro. Vediamo se riesco a prenderlo da qui. No. Renzo. Ucciso anche lui. Crostatina. Qua non c'è niente. E tu cosa guardi, cinghiale? Beccati questa. Vediamo cosa c'è in questa cesta, sperando che non arrivino altri scheletri Wither. Due diamanti. Altre verruche. Una corazza. Però devo lasciare giù qualcosa. Lascio giù questo per il momento e prendiamo anche i due blocchi d'oro. Ma questi non si possono convertire. Eh sì, perfetto. La cesta la lascio qua. Continuiamo l'esplorazione per vedere se c'è dell'altro. Qua, se non sbaglio, c'era una scala che mi portava al piano superiore. Comunque ho trovato una montagna di scheletri Wither, ma nessuno di loro mi ha droppato la testa. Accidenti, era una scala. Era una scalata. È una scalata rock questa. Vabbè. Mi scavo un piccolo passaggio. Qui però si può andare. Vediamo se c'è qualcosa qua dentro. No, niente, è solo una torre vuota. Ma accidenti, che sfortuna maledetta. Ragazzi, io continuo a esplorarla ancora per un po', ma se non trovo niente torno a casa. Allora, lassù c'era qualcosa che secondo me non avevo ancora esplorato. Vediamo. Non era di qua, era vicino al mob spawner di Blaze. Dovrebbe essere qua vicino. Sì, infatti, lì. Lì c'è una zona che secondo me non ho esplorato. Andiamo a vedere. Oppla, no. Proviamo a entrare qui e vediamo cosa c'è. Della luminite. Un altro corridoio. Vediamo se qua ho più fortuna. Qua non vedo pericoli. Oddio, un altro blaze. Quello è un mob spawner, infatti. Prendi questo, prendi quest'altro e questo. Oddio, stavo per cadere. Cioè, ragazzi, un altro mob spawner di Blaze. Dopotutto, questa fortezza non è così inutile come pensavo. Mi prendo questi rampicanti. Ah, mi hai mancato. Io non ti manco, invece. Quante verghe ho? 10. Meraviglioso. Ma da dove spuntano? Cioè, ho chiuso. Ah, vuoi gioco pesante, eh? Ora ti sistemo io. I Blaze non mi fanno paura ormai. Addio. Io sono ancora vivo. Tu sei morto e io sono vivo, Blaze, dei miei stivali. Vediamo di qua se trovo qualcosina. Non so in teoria quante ceste si possono trovare nella fortezza del Nether, però in teoria almeno 3 o 4 si trovano. Io ne ho trovate due, vediamo se ne trovo altre, se no torno a casa. Perché in fondo già questa fortezza mi ha regalato un sacco di cose. Vediamo se ad andare di qua le cose migliorano. Forse qua sopra c'è qualcosa. No, qui non c'è assolutamente nulla. Lì è dove ho attaccato il Blaze l'ultima volta. Però teoricamente se lì c'era qualcosa significa che si può scendere. Vabbè ragazzi, direi che la nostra avventura può considerarsi completata qui nella fortezza perché insomma di cose ne abbiamo trovate dopo tutto. Cioè guardate, 24 verruche del Nether, una corazza d'oro, due diamanti, due bardature d'oro, 50 lingotti, una sella, tre funghi, i gambi distorti, il fungolume, 10 verghe, 21 pezzi di ossa, mattoni del Nether, due catene. Non mi lamento dopo tutto. Ora non mi resta che ritrovare l'uscita, altre verruche. Ma queste non c'erano prima, però sento dei mostri.
Mi sa tanto che sono circondato, quindi prendiamo le verruche alla svelta. E no, qua non c'ero passato perché qui era distrutto. Bene, la fortuna non mi ha ancora abbandonato. No. Vediamo di sopra cosa c'è. Un corridoio. Qua c'è un corridoio. Vediamo se c'è qualcosa oltre questa netherrack. Sì, c'è la morte per caduta. E non ho intenzione di morire morire per una caduta. Vediamo di qua se c'è un altro corridoio. No. Attento a non cadere. Niente, qua non c'è nient'altro, ragazzi. Vabbè, pazienza. Andiamo di qua. Ok, non c'è nessuno. Secondo me avrò più fortuna quando esplorerò il bastione. Sento dei mostri. Cosa c'è lì? La fine del mondo? Se è così stiamo attenti. Cosa c'è qua sotto? Niente. Torniamo di sopra. Va bene, ragazzi, io direi di tornare a casa a sto punto. Ripercorriamo la stessa strada di prima della cobblestone. Il problema, ragazzi, è che per tornare a casa devo trovare il punto da cui sono entrato e non sarà facile, perché non me lo ricordo più. Secondo me è da questa parte. Vediamo. Sì, infatti, sono arrivato da qui. Ora, ragazzi, non resta che fare all'indietro tutta la strada che abbiamo fatto per arrivare fin qui. Fortuna che ho messo la cobblestone come pollicino per non perdermi. Va bene, ragazzi, possiamo dichiarare la mia avventura nella fortezza del Nether. Ma sì, posso dichiararla un successo. Ora ci vediamo appena riesco a tornare a casa. Ci vediamo direttamente al magazzino. Un ghast. È il primo che uccido. Vediamo se mi ha droppato la lacrima. Ragazzi, se mi ha droppato la lacrima. Sì! Altro che pozioni! E per festeggiare, commercio un po' con questo piglin. Ehi tu, vieni subito qui, tieni. No! Tieni. Tu, maledetto, mi hai rubato la lacrima. Però me l'ha ridata, che gentile. Però devo lasciare giù qualcosa. Lascio giù il carbone, che non mi serve. E lui cosa mi ha droppato? Ehi, non mi hai droppato niente, te. Ma ancora. Oh, cosa mi droppi tu? Della gravel. Qualcos'altro? Oh, tu sei veramente un ingordo, eh. Oh, tu sei veramente un ingordo comunque, eh. No, la carica di fuoco. Devo buttare giù. Devo buttare via qualcosa. Butto via questo. L'ho presa? Sì. Vediamo se me ne droppa un'altra. Ti prego, dammene un'altra e sono e non ti butto nella lava. Ti prego. Dell'ossidiana. Beh, ma veramente. Guarda, me ne vado perché sennò ti uccido. Allora, intanto mettiamo giù i materiali preziosi. Allora, innanzitutto dobbiamo mettere giù la netherrack, che la mettiamo qui, che ne ho già un bel po'. Poi mettiamo giù l'arco insieme a tutti gli altri, che la sua cesta è qua. Era l'arco più potente che avevo questo, anche perché era quello con più resistenza. Poi mettiamo giù anche. Faccio qualcosa che ho preso, sì, la sabbia delle anime che mi servirà per fare la farm di pozioni. Poi anche le selle che ne ho presa un'altra. Poi anche la carica di fuoco che ne ho presa un'altra dai piglin. Poi qua c'è dell'altro. No, occhi di ragno no. La pelle no, non l'ho presa. Poi vediamo un po'. No, qui non c'è nient'altro. I magma cube no. Le ossa sì, ne ho altre 17. Poi le frecce, rimettiamole a posto, l'ossidiana no, i sapling no, il carbone sì, che non l'ho usato alla fine, poi le torce rimettiamole a posto, ne ho davvero tante, la lumite no, non ne ho presa, e per tutto il resto ragazzi ho nuovi materiali lì da aggiungere qua alle ceste, tipo le ossa, i mattoni, i gambi distorti, fungo lume. Allora, le ossa le mettiamo qui. I mattoni del Nether li mettiamo qua e tutti i loro derivati, anche questi. Poi abbiamo anche le verruche, la cobblestone ce l'ho già, e poi anche le verghe. Allora, mettiamo le verruche del Nether, le mettiamo qui, in attesa di fare la farm di pozioni. Stessa cosa, le verghe le mettiamo qua su, che non ci arrivo. Ecco fatto, mettiamo qua tutto. Per le Ender Pearl ho la loro cesta personale, che è questa. Ecco fatto.
Poi stessa cosa per i funghi, gli diamo una cesta tutta loro e la mettiamo qui. Ecco fatto. Poi i gambi distorti e i loro derivati li mettiamo qui. Poi qua c'è la cobblestone, ci sono i pezzi d'oro, la crafting table, il piccone e le due bardature. Ufficialmente, ragazzi, le bardature le metto sempre qui. Ci ho messo quella della di diamante perché sono le più belle di tutte. Poi ci vuole anche una cassa per i fungolume, anche se ne ho uno solo. Poi le lacrime di ghast, le catene e i diamanti. Allora, le lacrime di ghast le metterò qua dentro, le catene le metterò qui e i diamanti per il momento vanno di sopra. E non ho più niente? No, niente, ho solo questa corazza che devo ancora incantare. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, ragazzi, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!